Ciao a tutti, io sono Edoardo e benvenuti o bentornati sul mio canale, non lo so più. E oggi, come avete letto dal titolo, farò le barrette Kinder, non so come si chiamino, perché ormai il mio unico obiettivo è farmi sponsorizzare della Ferrero. Quindi cosa ho pensato? Più prodotti faccio della Ferrero, più loro li vedranno e più mi sponsorizzeranno. In realtà tutto ciò lo faccio perché bazzicando sull'internet ho visto la foto di come dovrebbero venire e sono già orrende nella foto di come l'ha fatta questa qua, quindi ho pensato devo per forza farle, se potrebbe uscire da quello che faccio io. Però sto notando che la difficoltà è 4 cappelli, immagino al massimo sia 5, quindi sono già spacciato in partenza, però pazienza. Ah, vi ricordo a tutti che questo non è un tutorial, io non so quello che faccio, tutto quello che faccio è così, improvvisato, non lo so, mi sveglio la mattina e dico boh, faccio quello. Quindi se volete provare a fare questa ricetta non è il video giusto. Comunque io vi ho avvertiti. E serviranno per fare tutto la baradan: 100 g di cioccolato bianco, 15 g di zucchero a velo, 200 g di cioccolato al latte, 40 g di latte e 30 g di latte in polvere. Il latte in polvere io non l'ho comprato per due motivi. Il primo, perché io mi sono fissato che questo latte in polvere abbia una funzione solo di addensante. E secondo, cioè noi qua stiamo facendo le cose professionistiche, cioè non posso fare il latte in polvere, quindi utilizzerò l'amido di mais. Non so se la funzione sia la stessa, ma a me non me ne frega niente. Iniziamo subito perché qua è un po' difficilotto, perché dovrò utilizzare anche delle doti così ingegneristiche per fare gli... già iniziamo male. Gli stampini, quindi dovrò usare anche la spillatrice e la forbice dalla punta che non è arrotondata, però quindi bambini fate attenzione. Iniziamo già subito a fare gli stampini perché qua già. Allora, qua nella foto fa così e così, l'ho già fatto troppo grande, poi ho già sbagliato. Sì, dai, così è giusto. Allora, vorrei spiegarvi come ho fatto, ma non ne ho la minima idea, quindi arrangiatevi, raga, insomma, un po' di inventiva. Sembra una cassa. Ecco fatto il primo stampino, devo farne altri 4. Secondo me non è molto pulita questa ricetta, perché cioè poi il cioccolato ci andrà a contatto sta roba, quindi secondo me qua ci sarà l'avvelenamento da piombo tipo. Cioè in realtà io se barrette qua, no raga, sono finiti i punti, ma serio? Questo è il destino che mi sta dicendo non è il caso di fare questa ricetta. Secondo voi io lo ascolto il destino? No. Quindi andiamo avanti. Bene, a questo punto va fatto sciogliere nel pentolino il cioccolato, 100 grammi, ma io ne faccio 50, più 200 grammi di cioccolato al latte. Va bene 100 grammi, va bene. Questi 100 grammi, che poi sono 50, vanno sciolti a bagnomaria con lo zucchero a velo, latte in polvere, quello insomma la maizena. Ah, un altro cambio di programma che ho fatto è lo zucchero a velo non lo faccio, ma uso lo zucchero normale. Latte 40 grammi, boh, 40 grammi ho deciso io, zucchero 15 grammi, dai, 15 grammi sono due cucchiai, 15 grammi ho deciso io e un cucchiaio, facciamo un cucchiaio e mezzo. Poi maizena, che in realtà è questo famoso latte in polvere, 30 grammi, ma noi non usiamo, 30 grammi. E poi sta robetta qua dovrebbe sciogliersi, perché sta roba non si solidificherà mai, quindi aggiungiamo. In realtà la ricetta è fatta, perché poi va messo negli stampini, siete pronti, cioè va messo poi nel freezer tipo un'ora. A memoria di quello che mi è successo l'altra volta con il latte, lo riempio nei piatti. Adesso che avete ottenuto questo composto molto, che secondo me non si solidificherà mai nella vita,
Lo mettiamo negli stampini. No, non parlo. Ma poi come li metto nel freezer così? Scusa, ho ciccato in pieno. Che più li faccio alti, più ste robe non si solidificano. Ma raga, prevedo un flop. Mettiamole in frigo. Preghiamo il Signore. Quindi in frigo per finché non si raffreddano un po', poi in freezer. 2 days later. Bene ragazzi, ovviamente c'è stato un cambio di look perché li ho lasciati 2 giorni nel freezer. Non perché me ne sia dimenticato, anche se sarebbe potuto succedere, ma perché avevo altre cose da fare. Quindi 3 li ho messi nel freezer, 2 no perché non sapevo dove metterli. Quelli nel freezer ovviamente sono belli solidi. Quelli nel frigo sembrano rigurgito di neonato. Questi invece proviamo a metterli nel cioccolato. Il cioccolato l'ho già messo a scaldare, va fatto a bagno Maria, so perché si chiama bagno Maria, da me ha inventato lei. Qua la situazione si sta già sciogliendo molto male e io prevedo un disastro, perché secondo me quando metterò tutto nel cioccolato caldo questa roba scomparirà completamente sciolta. Voi avevate qualche dubbio che venisse sta roba? Io assolutamente no. Però raga, qua si sta sciogliendo di brutto già. No, ma io so già che non è questa roba. Bene, siamo pronti al disastro perché qua ormai si è già sciolto tutto. Quindi la botta finale gliela do. Quindi giù questo in teoria andrebbe. No, raga. Ma se io li butto dentro, raga. Raga, faccio una prova. Secondo me si scioglie tutto. Che abominio! Bene. Adesso sta roba no, raga. Inguardabile. Io perché mi metto a fare queste cose? Vabbè, assaggio. Il gusto c'è, raga, ma qua dovrò usare Photoshop per la foto del video. Io non posso pubblicare sta roba. Come faccio? Secondo me c'era un motivo se bisognava mettere il ciocco di latte in polvere. Sì, sì. Niente, raga, un flop disumano. Questo è il risultato. Quindi, a malincuore ragazzi, il video finisce qua. Vi ringrazio come sempre chi è arrivato al fondo di questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Non posso toccare il microfono perché ho le mani tutte. Ma iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche di seguirmi su tutti gli altri social, quindi Instagram, TikTok, a tutti quelli su cui non sono manco iscritto, poi iscrivetevi comunque. Vi do appuntamento al prossimo video. E io vi saluto, io e il mio schifo. Ciao!